Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Silvia Romano agli amici dice: non arrabbiatevi per difendermi, il peggio è passato, sapevo che avreste guardato il mio sorriso e gioito con me. Dopo giorni di tensione, dopo che il deputato leghista Pagano ha usato la Camera per insultarla, definendola neoterrorista, la cooperante 24enne, liberata dopo un anno e mezzo di prigionia in Africa, ha deciso di rompere il silenzio, scrivendo un post sulla sua pagina privata di Facebook. Ha scritto: non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita. Decreto bilancio, le misure per i lavoratori, dal bonus 600 euro per le partite IVA, alla cassa integrazione fino al reddito di emergenza. A conti fatti, secondo il Presidente del Consiglio, i soldi stanziati per i lavoratori ammontano a 25,6 miliardi di euro, circa il 40% dei 55 smossi per il decreto rilancio. Queste le principali misure approvate in Consiglio dei Ministri. In alcuni casi si tratta di misure introdotte e in altri di nuove indennità. Gualtieri ha detto: cassa integrazione più veloce e seconda tranche dei 600 euro automatica. Coronavirus, l'azienda farmaceutica Sanofi scrive: il vaccino prima gli USA perché finanziano. E dopo le polemiche avverte: l'Unione Europea sia altrettanto efficace. Il premier francese ha detto che la parità di accesso non è negoziabile. 10 giorni fa era stata la rivista Nature a lanciare l'allarme sulla necessità di coordinamento per lo sviluppo del vaccino, in considerazione degli oltre 90 candidati a diventare il composto profilattico contro il coronavirus. Sì, perché la corsa a trovare il farmaco che potrebbe proteggere da nuove ondate di SARS-CoV-2 è scattata nei laboratori di tutto il mondo e almeno 6 gruppi di lavoro sono a buon punto con i test su umani. Non stupisce quindi la polemica mondiale scatenata dalle parole del direttore generale del gigante farmaceutico francese Sanofi, Paul Hudson, che ieri aveva dichiarato che sarebbero stati gli USA i primi ad ottenere la distribuzione di un eventuale vaccino contro il Covid-19. Eventuale, c'è da sottolineare, perché né Sanofi né altre case farmaceutiche lo hanno sviluppato. Coronavirus urla e mascherine abbassate dai banchi appunto, della Lega dopo l'intervento di Currò del Movimento 5 Stelle e il deputato Belotti fa un gesto da stadio. Momento di tensione alla Camera dei Deputati durante la discussione degli ordini del giorno sul decreto Covid. Nel corso di un intervento il deputato del Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle Giovanni Currò ha affermato che in Lombardia si è verificato un disastro sanitario, provocando la reazione della Lega che è insorta tra i banchi, urlando e abbassando le mascherine. Il deputato bergamasco Daniele Belotti ha reagito con un gesto da stadio. Coronavirus, la battaglia sul turismo. Franceschini dice: da Unione Europea regole uniformi per evitare accordi bilaterali, ma Germania e Francia aprono i confini e pensano a corridoi estivi. L'Italia guarda a Cina e Russia. Le vacanze estive diventano il nuovo fronte interno all'Europa. Nel nostro paese il settore vale il 13% del PIL. Il governo sottolinea l'importanza delle linee guida predisposte da Bruxelles per evitare discriminazione. Aprire i confini tra aree, regioni o stati con situazioni epidemiologica simile, quindi la fuga in avanti di Berlino, a Parigi, Brema e Vienna, però non lascia ben sperare. Per questo, scrive il Corriere, intanto i ministeri di Esteri e Turismo pensano a far arrivare russi e cinesi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Bimbo cade dal balcone a Napoli, 10 anni, di 10 anni è ricoverato in prognosi riservata al Santo Bono. Un bambino è precipitato dal primo piano di un palazzo in via Domenico Fontana, nel quartiere Rione Alto. Il piccolo è caduto all'interno dell'ampio cortile dello stabile, che si compone di vari edifici, ed è stato trasportato di urgenza all'ospedale Santo Bono. Pizzo e sequestro di persona, colpo al clan Vollaro, 17 uomini in manette, arrivano a incappucciare e sequestrare le vittime pur di estorcere il loro denaro, l'ultima volta solo 2 giorni fa. L'antimafia ha messo fine all'attività dei nuovi esponenti del clan Vollaro a Portici con una serie di arresti. A eseguire le indagini e le ordinanze di custodia cautelare sono stati gli agenti della squadra mobile di Napoli, diretta da Alfredo Fabrocini, insieme ai colleghi del commissariato di Portici, retto da Amalia Sorrentino.
Notizie da Treviso e dal Veneto. La pandemia non frena la crescita della De'Longhi, 14,4 milioni di utile, più 26%. Fabio De'Longhi ha detto: abbiamo dimostrato di essere in grado di superare anche l'imprevisto grazie a spirito e dedizione di tutti i nostri dipendenti. 8 comuni del patto insorgono contro la parentopoli ad Asco Piave, incarichi dirigenziali in quota leghista con curricula discutibili, contestata l'elezione del nuovo CDA e chiesta la separazione della figura di presidente da quella di amministratore delegato. Coronavirus, come saranno organizzati i centri estivi in provincia di Treviso? Gruppi di 10 bambini al massimo con 2 educatori per ciascun gruppo, distanziometri, temperatura presa all'ingresso. Queste sono le linee guida dell'URSS 2 della Marca. Covid, 300 le vittime in provincia di Treviso, un tasso di letalità record fra i malati. Ieri la curva dei contagi è salita leggermente e invita alla prudenza. Aumentano anche i guariti che vanno a quota 1516. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Decreto rilancio sotto la lente di Confindustria Utile. Per la presidente Mareschi Danieli dice positivo il taglio dell'IRAP, mentre insufficiente la cifra per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione. Siamo moderatamente soddisfatti per una serie di proposte che Confindustria aveva avanzato al governo e che sono state almeno in parte accolte, commenta la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, analizzando il decreto rilancio varato ieri dal Consiglio dei Ministri e ora atteso al passaggio in Parlamento. Mi riferisco soprattutto alla cancellazione della rata di giugno dell'IRAP, saldo e acconto, per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Su questa misura finalmente registriamo un ascolto da parte del governo. Accordo Friuli Venezia Giulia Veneto per le visite ai congiunti. Dal 18 maggio via libera agli spostamenti tra i territori al confine tra le due regioni. Friuli Venezia Giulia e Veneto intendono prevedere dal 18 maggio la possibilità di far visita ai congiunti per i residenti nelle aree di confine tra le due regioni. Lo scrivono in una lettera inviata stamane ai prefetti, governatore Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Ruba il bancomat a un'anziana e lo usa per piccole spese. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Spilimbergo. Aveva sfruttato la tessera per pagamenti contactless. I carabinieri di Spilimbergo hanno denunciato per furto in debito e utilizzo di carta di credito un uomo classe 1957 residente nella città del Mosaico. L'indagine era partita dalla denuncia della proprietaria del bancomat, un'anziana vedova, che a causa di un malfunzionamento dell'ATM, dopo aver prelevato il contante, non era riuscita a recuperare la tessera. Era stato l'uomo a trovarla, ma invece di restituirla alla legittima proprietaria, ha pensato di utilizzarla per una serie di piccoli pagamenti contactless, circa 50 euro in totale, per i quali non è richiesto l'uso del PIN. Ma i militari lo hanno scoperto e denunciato alla procura di Pordenone. Escursionista colto da malore a Forni Avoltri, l'area quella di cima di Ombladet da Piera Becca, quota 1800. Vittima del malore, un uomo che è rimasto sempre cosciente. Operazione di soccorso a Forni Avoltri, appunto in quota per il recupero di un escursionista che ha avuto un malore mentre trascorreva un sentiero insieme ad un amico. È quest'ultimo che ha dato l'allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi. Si sente male al lavoro, operaio in ospedale, è successo questa mattina a Cave del Predil, è stato subito soccorso dai colleghi e dal personale sanitario. Malore quindi sul lavoro, stamattina intorno alle ore 11.30 nella frazione di Cave del Predil a Tarvisio, in una ditta di metallurgia. Un operaio di 50 anni ha accusato dolori all'addome e ha chiesto aiuto ai colleghi. È scattata subito una chiamata alla centrale Sores di Palmanova, che ha inviato sul posto un'ambulanza. L'equipe sanitaria ha trasportato l'operaio all'ospedale di Tolmezzo con l'autolettiga. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.